E andiamo avanti con eccellenza dell'anno assicurazione dei crediti commerciali. Questo premio va a Coface Italia. La motivazione per confermarsi per l'ottavo anno di seguito la realtà leader nell'assicurazione dei crediti grazie a un approccio innovativo, a modelli di business vincenti e a un know-how consolidato in 30 anni di attività in Italia al fianco di clienti e partner, a cui impegno e dedizione non sono mancati anche durante l'emergenza Covid-19. Antonella Avona, direttore marketing e comunicazione di Coface Italia. Antonella, ben trovata. Buonasera, Buonasera Manuela. Antonella. Ci ritroviamo dopo aver chiacchierato nel nostro main event di oggi. Ci ritroviamo anche per questo premio, insomma, testimonianza di quanto dicevamo poco fa, e poi do la parola a lei, che è importante avere delle strategie, degli esempi per poi guardare al futuro. Assolutamente sì, come Coface abbiamo lavorato in questo momento ancora più intensamente a favore dei nostri clienti, dei nostri partner, delle nostre persone. E quindi sono molto felice di essere qui oggi, invece del nostro CEO che non è potuto essere qui per ritirare questo premio. Infatti, io l'avrei detto dopo, perché facciamo così, Antonella, lei resti collegata, andiamo a vedere il prossimo premio e poi racconteremo perché, appunto, ha citato anche il suo capo. E adesso passiamo al CEO dell'anno Fattore, colore, assicurazione dei fattore. crediti commerciali. Andiamo subito a leggere il nome del vincitore, che è Ernesto De Martinis, Coface Italia. Per essere un CEO in grado di condurre la compagnia alla conquista di sempre nuovi traguardi di business e per l'attenzione rivolta a tutti gli stakeholders, dipendenti, imprese, partner e agenti credit manager ai quali, anche in una fase emergenziale, ha sempre garantito la propria guida presente, ispirata e intraprendente. Torno da Antonella Vona. Allora, Antonella, tu lo dicevi, insomma, il tuo capo è, so che è impegnato, purtroppo non può essere con noi questo pomeriggio, ma ci sei tu che fai le sue veci. Però, appunto, un altro riconoscimento importante per il vostro lavoro, per il lavoro, appunto, di Ernesto De Martinis. Sì, allora innanzitutto vorrei commentare questo primo premio. Ernesto De Martinis vi ringrazia, vi saluta e si scusa perché è stato convocato proprio in questo momento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il decreto attuativo che il governo ha emanato a favore dell'assicurazione dei crediti. È un provvedimento che mira a tutelare le imprese. I clienti delle imprese di assicurazione dei crediti con un fondo statale di 2 miliardi a favore appunto delle imprese. Questo premio conferma la leadership di Ernesto De Martinis, la sua passione e dedizione nel condurre la compagnia e che ha ancora una volta dimostrato in questo momento la sua priorità. Nella fase di lockdown è stata la salute delle persone, dei dipendenti, degli agenti, dei nostri clienti. E quindi conferma la sua capacità di condurre la compagnia, la sua visione e la sua determinazione che è sempre presente nello svolgere il suo compito, al massimo. Ecco, Antonella, le chiedo anche un'altra cosa. Ovviamente lei mi ha già riportato anche quello che è il pensiero di Ernesto, anche noi lo salutiamo, ma comunque, insomma, gli impegni prima di tutto, poi avremo modo di rivederci in altre occasioni. Come essere presenti a distanza, no? Perché poi una delle questioni che sono emerse nella motivazione è proprio quella, ma l'ha ripetuto anche lei in questo momento, cioè Ernesto De Martinis è riuscito a essere presente e a essere sempre una guida, un faro, visto che quando noi premiamo le eccellenze parliamo di fari. Com'è possibile? Così, tanto per dare un altro spunto a chi ci segue. Io credo che
La velocità e la capacità di essere smart siano la caratteristica che ci ha accompagnato in questo periodo. Con cose molto semplici, messaggi quotidiani a tutti i dipendenti, ai nostri agenti, i nostri agenti nei confronti dei nostri clienti. Quindi una rassicurazione, un raccontare le cose come si stavano evolvendo. E poi anche una capacità di cascare, no? Di fare il cascading dei messaggi, sempre presente con tutti noi top manager, con messaggi semplici, anche un come stai, ci ha confortato. Quindi per me questo è Ecco, stato presenza. Quindi infatti. non solo attenzione al business, che sicuramente è nostra mission, ma anche una fortissima attenzione alle persone. Certo, beh, anche perché altrimenti il business come si costruisce se non ci sono le persone? Voglio dire, è un concetto molto banale, ma vero. Allora, io naturalmente ringrazio intanto Antonella Vola, direttore marketing e comunicazione di Coface Italia, ringrazio e saluto a distanza Ernesto De Martinis, CEO di Coface Italia, che ha Sì. insomma vinto questo premio, e naturalmente tutto il vostro team. Volevo Sì, Antonella, prego. solo commentare anche il premio per la insomma, per Certo, prego, l'assicurazione dei sì. crediti, perché ci inorgoglisce. È il settimo scudetto che abbiamo ottenuto e secondo me conferma ancora una volta il nostro sostegno concreto come che abbiamo dato ai nostri clienti. Continuiamo a svolgere tutti il nostro lavoro, a supportare le imprese e anche nel momento di lockdown lo abbiamo fatto, garantendo la continuità. E Guarda. Manuela, se mi consenti, ancora una cosa, a nome di Ernesto desideriamo ringraziare tutti, no? I colleghi, i partner, il top management italiano, di regione, di Coface, i nostri agenti, broker e tutti coloro che ci consentono di raggiungere questi traguardi. Assolutamente, saluti e ringraziamenti doverosi, Grazie. ci mancherebbe. Grazie ancora Antonella Vola, naturalmente, per essere stata con noi oggi pomeriggio. E Grazie noi, mille. grazie ancora, noi andiamo avanti, andiamo a scoprire il prossimo vincitore.